Buonasera, ecco, devo aspettare ancora il mio collega che mi fa il lavoro indispensabile dei lucidi, ma nel frattempo, eccolo, persona più importante della serata. Volevo dire una cosa su un aspetto molto pratico, che l'altra sera ho avuto pochissimi dischi da vendere e per questi 2 prossimi concerti non ne avrò del tutto. Però perché non ho avuto l'occasione di andare a Milano, o sì, sono stato a Milano, ma di prenderli dal mio magazzino personale. Però ci saranno, e spero, una scelta abbastanza abbondante per i 3 ultimi concerti, quindi se vi interessano. E tutto sommato mi fa piacere anche dedicargli, se voi avete speso i soldi per comprarli, io sono contento anche di farci una bella dedica, insomma. Niente. Qualche volta la storia ci fa un regalo così clamoroso da sembrare un caso, cioè proprio come la provvidenza stessa. E così sarebbe un po' per il romanticismo musicale, se pensiamo che in una distanza di veramente pochissimi anni sono nati Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt, Wagner, Verdi e degli altri anche. Cioè, veramente in 3-4 anni abbiamo il fiore della prima onda del romanticismo. C'è qualche personaggio importante di fondamento che viene prima, come Berlioz, ma proprio dal 1809 con Mendelssohn al 13 con Verdi e Wagner abbiamo i personaggi, i protagonisti più importanti del romanticismo musicale. E per il pianoforte, e il caso è forse più grande ancora, perché i 2 grandi protagonisti della storia del pianoforte, Chopin e Liszt, sono nati a una distanza di, non so, 13-14 mesi, pochi, veramente pochi mesi. E questi sono le 2 persone che praticamente hanno creato il pianoforte nel senso moderno. I cambiamenti, le novità, le nuove possibilità aperte nel pianoforte dopo la morte di Chopin e di Liszt sono molto minore, molto in confronto a quello che loro hanno fatto, hanno creato, hanno combinato. E per cominciare questo sguardo verso il pianoforte di Chopin e cosa lui ha portato al pianoforte, sarà interessante fare in termini molto generali paragone tra Chopin e Liszt, perché ho parlato un po' di questa stessa cosa con Liszt l'anno passato. Liszt, che tutti e due sono dei grandissimi enfants prodiges, e tutti e due nascono in paesi un po' fuori dei grandi centri culturali. Ma Liszt, siccome suo padre lavora per la famiglia Esterhase, che è molto attiva nella corte di Vienna, già a 7 anni va a Vienna, che è una delle grandi, forse la più grande capitale musicale del mondo in quel momento. Studia con personaggi di grandissimo rilievo come Salieri e come Czerny, e a prima vista sembrerebbe avere un'educazione musicale molto più importante, più ufficiale, del Chopin, che nasce vicino Varsavia, che è una grande città, ma veramente provinciale in quell'epoca, e studia con dei professori, Givny, delle persone che non entrano veramente nella storia della musica. E così si potrebbe concludere che l'educazione musicale di Chopin fosse una cosa molto meno ufficiale, meno ben preparata, ben coltivata di quella di Liszt, e sarebbe un errore, esattamente il contrario. Liszt, già a 11 anni, partì col padre a sbalordire il mondo, e Liszt era in grandissima parte autodidattico, e che ha avuto veramente poca educazione musicale formale. Chopin, al contrario, anche se ha studiato con professori minori, e qualche volta innanzitutto il professore principale, abbastanza rigoroso, didattico, insomma, uno che gli dava tutte le regole e che probabilmente avrà anche condizionato Chopin un po' contro
o gli avrà forse dato dei complessi in quel che riguarda il suo atteggiamento verso le regole di composizione. Chopin, come pianista e come compositore, ebbe un'educazione molto più rigorosa, più formale di Liszt, più, innanzitutto più ordinata di Liszt. Chopin, però, tecnicamente, come Liszt, era un po' autocreato. Questo si sa perché già il suo professore scrive, Givny, che Chopin ha 9-10 anni, che la posizione della mano, la tendenza verso certe diggiature, certe idee pianistiche che ha questo ragazzo, sono già completamente nuovi e Givny è molto intelligente, non cerca di cambiarli. Questo anche secondo me è un fatto, probabilmente che avrà avuto una certa risonanza nella storia della musica, il fatto che questo professore di Chopin giovane non abbia cercato di cambiare il giovanissimo genio, che l'ha lasciato un po' sviluppare come voleva. Però come educazione musicale, per esempio, Chopin ha studiato rigorosamente il contrappunto, la polifonia, tutte quelle cose che Liszt non ha studiato. E si può dire questo, fin dall'inizio, secondo me, del pianismo di Chopin verso il pianismo di Liszt. Se vi ricordate, quando parlavano di Liszt, avevano grandi difficoltà proprio a identificare come suonava. Dicevano più o meno che lui riusciva a fare tutto quello che facevano gli altri, cioè c'era quello Thalberg, signor Arpeggio lo chiamavano, perché faceva tutta una specialità di arpeggi. C'era un altro, non mi ricordo come si chiamava, che faceva tutto in ottave. C'era un altro che faceva tutto in accordi di polso ribattuti, eccetera, eccetera. Cioè, ognuno aveva un po' la sua specialità e Liszt aveva tutte le specialità. Cioè, Liszt era specialista, innanzitutto, a copiare tutti e a migliorare, o a complicare, raffinare, e innanzitutto poi rendere più brillante e più grande. Cioè Liszt, innanzitutto questa visione del pianoforte come orchestra, come una cosa che poi è aperto le porte verso una visione del pianoforte molto più grande e più brillante. Chopin invece aveva fin dall'inizio una sua specialità, era qualcuno che fin dall'inizio si riconosceva, che aveva certi colori, certi effetti, direi più ancora, un'aura, completa, che era proprio suo. Cosa poi sono le influenze del giovanissimo Chopin? Perché anche se lui fin dall'inizio aveva un suono suo, avrà pur avuto qualche influenza. Questo detto, dovrei aggiungere che per me personalmente uno dei grandi miracoli della storia della musica e anche uno dei grandi misteri della scuola della musica è proprio il pianoforte di Chopin, anche tutto lo stile di Chopin, perché io personalmente non potrei nominare un solo altro esempio nella storia della musica, compreso i compositori più originali, forse più noti come grandi innovatori di Chopin, tipo Monteverdi, Beethoven, Wagner, Liszt stesso, Stravinsky, eccetera, Schoenberg. E con tutti quei casi io posso benissimo riconoscere l'enormità delle innovazioni, però al tempo stesso posso anche vedere, analizzare da dove venivano. Chopin in gran parte mi lascia sbalordito. Proprio il suono del pianoforte di Chopin, come funziona il pianoforte di Chopin, suona fin dall'inizio in molti passaggi del tutto nuovo. Cioè è impossibile immaginare. Chopin ebbe certe influenze. Per esempio, Chopin conosceva molto bene e studiava molto rigorosamente tutte le scuole di pianoforte della sua epoca. Era un'epoca quando, questo ha cominciato all'inizio del Settecento, già con Couperin, L'art de toucher au clavier. Però dopo ci sono stati tutti questi libri, questi metodi del pianoforte, della tastiera, come bisogna suonare, e che ognuno aveva tutta la sua teoria. E Chopin aveva studiato, per esempio, conosceva benissimo Kalkbrenner, Hummel, Cramer, Hertz, ci sono,
lui, anche darò ora delle illustrazioni, certe cose di loro, innanzitutto nei primi pezzi, sentiamo. Un altro è il compositore irlandese John Field, che avrà avuto un'influenza su Chopin nei notturni. Di quello preferisco parlare un po' più nel prossimo appuntamento, perché parlerò proprio dei notturni, dei primi notturni. Anche posso già anticipare per dire che di gran lunga l'influenza più importante di Field è proprio il titolo Nocturne. Musicalmente, a parte molto, una maniera molto generica, un tipo molto, molto, molto generico, Field ha dato molto poco a Chopin. Ma Chopin ha digerito queste influenze, insieme con influenze musicali come Mozart e Bach in particolare. Una cosa abbastanza interessante, che mi ha molto sorpreso, è sapere che Chopin, che praticamente vive in Polonia fino all'età di 18-19 anni, e se ne va di maniera definitiva solo a 20 anni, in quel periodo in Polonia non aveva mai sentito una sinfonia di Beethoven, né un concerto di Beethoven. Però aveva sentito molte opere italiane, sia in versioni complete al Teatro di Opera a Varsavia, sia nei innumerevoli concerti di frammenti, di scene, di atti, di parte, di versioni, di trascrizioni delle opere dell'epoca. E lì sì è un'influenza importante su Chopin, sul giovanissimo Chopin, questo amore proprio per l'opera italiana, in particolare per Bellini e Rossini. Chopin però anche conosceva abbastanza bene le opere di Mozart. Dobbiamo sapere, Mozart per Chopin è un caso molto particolare. Era il suo grande amore. Ci sono molte versioni delle ultime parole di Chopin. Chopin morì nelle braccia di, non so, 38 persone diverse, cosa che in sé sembrerebbe un po' impossibile, solo che è ognuno delle persone che dice che morì nelle mie braccia. Però molte versioni delle ultime parole di Chopin dicono che ha detto qualcosa come "suonate Mozart nella mia memoria", qualcosa del genere. E sembrerebbe che qualcosa del genere avesse detto almeno negli ultimi giorni. È anche vero che Chopin, quando suonava in pubblico, cosa che faceva molto poco, di cui parlerò ora, quando suonava veramente in pubblico per un concerto, non i soliti concerti privati che faceva quasi tutte le sere nei salotti di Parigi, ma in un vero e proprio concerto pubblico, se suonava musica di un altro compositore era quasi sempre Mozart. Spesso musica da camera di Mozart. Nell'ultimissimo concerto di Chopin in pubblico suonò per esempio un trio di Mozart, credo quello in Mi maggiore. Quindi aveva questo rapporto particolare con Mozart, un particolare che io trovo veramente strano, che sembra che Chopin abbia quasi mai dato Mozart ai suoi allievi. Questo è un elemento, Chopin e il rapporto con gli allievi parlerò un'altra volta, ma è strano se parliamo proprio del rapporto tra Chopin e Mozart. Se torniamo all'opera, secondo me l'interesse di Chopin nell'opera, innanzitutto Chopin giovanissimo nell'opera, è che cerca di tradurre in termini pianistici due cose principali dell'opera. La prima e quella più importante è qui, è dove forse la rivoluzione chopiniana è più importante e più consistente, è quella di trovare al pianoforte le possibilità dell'espressività della voce umana. Chopin è forse il primo pianista, il primo professore di pianoforte che continua a dire canta, 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 deve cantare. Diceva a tutti i suoi allievi, devi andare a lavorare con cantanti, devi andare a sentire i cantanti, devi ascoltare i cantanti, devi trovare al pianoforte, e lui da compositore, deve trovare al pianoforte le possibilità di rendere gli effetti della voce. E Chopin ha capito subito che per rendere l'effetto della voce al pianoforte era forse più importante l'impostazione dell'accompagnamento e tutta la sonorità pianistica che non la voce stessa. Chopin è il maestro, ne plus ultra, in tutta la storia del pianoforte, a cercare e a riuscire
creare l'illusione del legato al pianoforte. E un legato al pianoforte è impossibile. Questo come è un buon punto di partenza. Stasera, abbastanza stranamente per me, parlerò un bel po' di tecnica pianistica. E per spiegare bene un po' perché legato, il pianoforte è percussione e ogni nota, per forza, dal momento che viene suonato, decresce. E se il pianoforte non è perfettamente intonato, è perfettamente registrato, come questo sicuramente non è, la velocità di questo decrescendo cambia di nota in nota, però per forza c'è. Allora, un vero legato al piano, un vero legato nella voce o nel violino o nell'oboe o in qualsiasi fiato o violoncello consiste proprio nel legare due note insieme di maniera che il livello del volume della prima nota è identica a quella della nota successiva e così via, modulando al necessario per creare una linea musicale. Ma questo a pianoforte sarebbe possibile solo se si suonava solo in grandi diminuendo, magari. Qualcosa del genere, perché ogni nota per forza è più lunga, dura la nota, più decresce. E quindi è un problema che probabilmente i compositori per pianoforte prima non avevano molto concepito, in parte perché i pianoforti, i fortepiani primitivi, avevano così poco sostenuto, così poca possibilità di sostenere le note per creare questo effetto, che era un po' teorico le possibilità. È vero che già Mozart scrive cantabile al pianoforte, scrive certamente espressivo, e anche Mozart in questo è il grande modello per Chopin di cercare di creare al pianoforte effetti possibili. Ma già, per esempio, se suono, facciamo una melodia vera. Posso fare un po' certe cose per creare l'illusione della linea musicale, con le inflessioni, con i su e giù, però aggiungendo. E per esempio, se avessi fatto invece qualcosa come. La melodia funziona molto meno bene, cioè ovviamente la mano sinistra ha un'altra funzione, che sarebbe anche il carattere, lo spirito del pezzo, però questo per illustrare un pochettino questo problema che fin dall'inizio ha occupato moltissimo l'immaginazione di Chopin, come rendere gli effetti di legato al pianoforte. Un'altra cosa che interessa Chopin molto giovane, che però gli interesserà di meno durante buona parte della sua vita, per poi forse interessargli di nuovo verso la fine della sua vita, anche breve. E di rendere anche al pianoforte non solo il cantabile del canto della voce umana, la linea della voce umana, l'espressività della voce umana, nelle inflessioni, ma anche la brillanza dell'opera, la brillanza, i fuochi d'artificio dell'opera italiana, innanzitutto, del bel canto. Il virtuosismo di Chopin, innanzitutto il Chopin giovane, è basato soprattutto su quello. O meglio, si potrebbe quasi dire, e così vedremo quasi subito nel primo pezzo del programma, una divisione. Ci sono due tipi di virtuosismo nel giovane Chopin. C'è il virtuosismo accademico, che lui ha imparato un po' dai maestri, che viene praticamente
da Kalkbrenner e Hummel e Kramer e anche un pochettino Mozart, che il virtuosismo che può fare anche molto effetto, però che non è molto originale. E poi c'è un virtuosismo molto originale, che è quello che Chopin inventa come una versione pianistica, una trasposizione pianistica degli effetti del bel canto. Perché dobbiamo anche ricordarci che il bel canto, quando noi diciamo questo termine, significa due cose un po' paradossali, perché hanno due. Perché da una parte il bel canto significa il cantare bene, insomma, il bel canto, la lunga linea Castadiva, non lo so, lunghe melodie perfettamente sostenute, lunghe linee. Però al tempo stesso, quando noi diciamo bel canto, pensiamo anche agli effetti delle cabalette, insomma, dei fuochi d'artificio vocali, le cadenze, le fioriture, la coloratura. E questo anche interessava Chopin, innanzitutto Chopin giovane. Prima di attaccare il programma, i particolari del programma, dovrei però, una volta per sempre, attaccare un problema che è un problema fondamentale per Chopin e per, secondo me, anche la posizione. È cambiato il volume? La posizione di Chopin nella storia e anche come Chopin veniva visto dai suoi contemporanei e anche fino a oggi. E questa è la domanda, perché Chopin ha scritto solo per pianoforte? Parliamo di Chopin e il pianoforte, le visioni del pianoforte, è che vediamo, Chopin da giovanissimo ha scritto 6 o 7 opere per pianoforte e orchestra. E noi che abbiamo attentamente seguito le conferenze su Beethoven 2 anni fa, sappiamo tutti perché, perché pianoforte da solo non aveva. Non era in sala da concerto. Per fare effetto nella sala da concerto non si doveva suonare il pianoforte da solo. Cioè, ancora nel mondo musicale del 1820 e 30, quegli anni proprio lì, non esisteva l'idea ancora del recital pianistico, del concerto pubblico per pianoforte solo. Quindi Chopin, che era ambizioso, che voleva farsi conoscere come pianista del mondo, come compositore pianista, doveva. Almeno si sentiva certamente obbligato, costretto di scrivere pezzi con pianoforte e orchestra. E così abbiamo, giovanissimo, prima dei 20 anni, abbiamo La cithara nella mano, introduzioni e variazioni sulla cithara nella mano per pianoforte e orchestra, abbiamo i due concerti per pianoforte e orchestra, abbiamo i Krakowiak per pianoforte e orchestra, abbiamo le 3 arie su temi polacchi per pianoforte e orchestra. Abbiamo la Grande Polonaise dell'Andante Spignato e Grande Polonaise per pianoforte e orchestra. E poi niente. Sì, anche in quel periodo ha scritto 2 pezzi per pianoforte e violoncello, un trio per pianoforte, violino, violoncello. E poi, fino alla fine della sua vita, non scrive più niente che non è per pianoforte solo, fino a veramente una delle ultime cose che ha scritto. È una sonata per pianoforte e violoncello, una delle ultime cose. Quindi, dopo l'inizio, abbandona completamente tutto che non è il pianoforte. E devo dire che l'accompagnamento in questi pezzi, che scriveva un po' perché si sentiva obbligato, è sempre abbastanza, come dire, è molto semplice, è molto, limitato. Io non sono tra quelle persone che non attacco, non sono così critico dell'orchestrazione di Chopin. È un po' studentesco, non ha sempre, non capisce molto bene certi effetti orchestrali. Qualche volta è molto scolastico, però ogni tanto ci sono anche tanti bei effetti. E in queste versioni, per esempio, dell'Andante Spignato, ma più ancora della cithara nella mano, quando si suona senza l'orchestra, ci sono certamente belle cose che vengono perse. Questo è assolutamente il caso. Devo aggiungere che anche all'epoca di Chopin, persino i 2 concerti venivano molto spesso suonati senza l'orchestra, che esistevano in versione per pianoforte solo. Quindi, allora, però, allora,
dopo questo obbligo, dal momento che Chopin si stabilisce a Parigi, si fa il nome a Parigi, vede un po' quello che sarà la sua strada, che non sarà la strada di Liszt, per esempio, che poi inventa la nuova forma, la nuova concezione del pianoforte come strumento veramente da sala da concerto, e inventa il recital, che è veramente il termine inventato da Liszt. Chopin invece praticamente tradisce la sala da concerto, e sono le pochissime volte che non farà meno, in quel caso suona innanzitutto musica da camera, che stranamente, se vi ricordate, noi chiamiamo musica da camera, per loro musica da camera si poteva suonare in sala da concerto, era pianoforte solo che non si poteva, e lui invece adopera un nuovo medium per le sue attività concertistiche, che è il salotto, che sarà la mia discussione dopodomani. E Chopin, anche durante, soprattutto durante la sua vita, era spesso anche attaccato, criticato per questo atteggiamento. E certamente anche da quelli che non l'hanno attaccato, non è stato capito. Per esempio George Sand, che tutto sommato viveva con Chopin per 9 anni, 10 anni, e lo rispettava, anche se lei non era forse la più profonda, non era l'ammiratrice più profonda forse, lei continuava a dire e a scrivere che sarebbe venuto il giorno quando le composizioni di Chopin avrebbero potuto prendere la forma giusta con grandi orchestre e con grandi effetti. Cioè che un giorno qualcuno avrebbe reso le ballate, gli scherzi notturni, eccetera, di Chopin per grandi orchestre. E così sarebbero arrivati al posto giusto del loro genio, che ovviamente è assolutamente ridicolo, è una fesseria incredibile, anzi. Innanzitutto dimostra quanto lei non abbia capito Chopin. Però era un atteggiamento comune, cioè che povero Chopin scrive solo per pianoforte, un giorno però lui arriverà, o gli altri arriveranno, a rendere queste cose per la cosa grande, l'orchestra. Chopin stesso invece sembra assolutamente non interessato a scrivere per orchestra. C'è però un aspetto, un'attività che Chopin non ha toccato, che ci può anche sorprendere, e certamente ha sorpreso non solo idioti, o almeno idioti musicali come George Sand, ma anche delle persone che conoscevano Chopin molto bene. E questo è perché Chopin, che amava tanto l'opera, che conosceva così bene l'opera, che praticamente una volta a Parigi non andava mai in concerti, però andava sempre e comunque all'opera, un amore che non è durato tutta la vita, verso la fine della vita non amava neanche l'opera, devo dire che non amava quasi più niente, amava Mozart e Bach e un po' basta. Però questo amore per l'opera, perché non si è tradotto in una composizione per l'opera? Perché Chopin non ha mai voluto scrivere delle opere. E difatti suo professore era il primo a dire: ma Chopin, tu devi scrivere delle opere, quello è tuo amore, quello è tuo talento, perché non tu ami la voce? Chopin ha scritto per la voce, ha scritto i canti polacchi, un po' durante tutta la vita, ma è una forma per lui abbastanza limitata, molto collegata con livello folclorico, cioè non si possono considerare come composizioni di grande importanza. Ma questo è sempre con pianoforte e voce, cioè una cosa camaristica, una cosa da salotto. Perché non opera? Ovviamente non abbiamo la risposta. Chopin, giovane, diceva forse, magari, si vedrà. E poi dopo ha detto che no, non interessava, non voleva. Possiamo solo indovinare. Io credo che Chopin riconosceva, se non subito, certamente ben presto, le grandi limitazioni artistiche dell'opera che lui amava e ammirava della sua epoca. Chiedo scusa se offendo qualcuno, ma per me almeno Chopin è un compositore molto più profondo e più grande come artista che non
i compositori Donizetti, Rossini, Bellini, che lui ammirava tanto, con tutto il rispetto che ho anch'io per loro. E Chopin riconosceva le limitazioni della forma nella quale loro lavoravano, limitazioni drammatiche innanzitutto, però limitazioni musicali. E, però al tempo stesso Chopin non vedeva come risolvere questi problemi. Non era Verdi o non era Wagner che dopo, tutti e due in maniera completamente diverse, hanno visto queste stesse limitazioni e hanno trovato vie nuove, nel caso di Wagner veramente molto nuove, per realizzare l'opera, cioè i vantaggi dell'opera, però cambiando, trasformando queste limitazioni stilistiche che indubbiamente musicalmente ha il mondo del bel canto e che non aveva, per esempio, il mondo di Mozart, che è un po' diverso. E forse era proprio questo problema che per Chopin rimase un blocco, un ostacolo. Ovviamente è una cosa che non possiamo sapere. Un altro motivo perché Chopin non ha mai voluto scrivere per orchestra, secondo me, anche semplicemente un'estensione di un fattore della personalità di Chopin, di cui parlerò anche dopodomani. Chopin si sentiva molto a disagio con tanta gente, con le folle. Proprio quello che eccitava Liszt, a Chopin dava fastidio, o nervosiva, o anche trovava anche ripugnante il contatto con moltissima gente, dover stringere le mani di persone che non conosceva, la confusione. Chopin era molto snob, era abbastanza aristocratico, almeno si sentiva abbastanza aristocratico, si vestiva perfettamente, gli piacevano i guanti nuovi e tutto il resto. E il contatto con così, un po' la canaglia, non gli andava molto bene. La grande sala da concerto, poi Chopin era molto, molto sensibile alle critiche. E questo, insomma, uno che fa la vita di Liszt, per esempio, non può essere, per quanto possa essere comparabile la vita di Geoffrey Swann, neanche, insomma, noi che suoniamo in pubblico dobbiamo sostenere le persone che dicono che Geoffrey Swann suona da cane, insomma, e che io veramente ho avuto peggio di così, certamente ho avuto. Ho avuto persino uno che diceva che, non voglio, dovrei citare esattamente, che del mio concerto a Roma si poteva solo dire, come il Signore sulla croce, perdonalo padre perché quel poveraccio non sa cosa fa. Vabbè. Chopin, per quello che forse non sarebbe uscito da casa per 4 anni, insomma, perché per piccolissime riserve lui è rimasto molto, molto, quindi. E poi anche c'è un fattore importantissimo in tutto questo, che Chopin era malato. Già 5 anni dopo l'arrivo a Parigi i sintomi della tubercolosi cominciavano a essere fin troppo evidenti. Appunto che quando Chopin e George Sand si recarono a Maiorca, la popolazione era così terrorizzata della sua tubercolosi che bruciavano i letti in quali lui dormiva, eccetera. Insomma, che lo trattavano veramente come se fosse la peste in arrivo. So che povero Chopin aveva 26-27 anni, insomma, non è. E difatti è morto a 38, 39 anni, è morto, e i 2 ultimi anni era veramente molto malato e scriveva quasi niente. Quindi, anche questo, insomma, la vita delle grandi tournée, quella vita che fece Liszt per 10 anni, che non so, suonava 250 concerti all'anno in tutti i postacci dell'Europa facendo viaggi incredibili da incubo, Chopin sarebbe morto il secondo giorno, insomma, e quindi anche questo è ovviamente un fattore. E poi secondo me c'è un altro motivo perché Chopin ha voluto scrivere solo per pianoforte, che anche questo viene forse un po' del suo carattere. Chopin era uno che voleva poter controllare assolutamente quello che faceva, il dominio. Chopin, questo è anche l'atteggiamento che vediamo con le sue composizioni, che vedremo persino nelle composizioni più salottiere, più a prima vista superficiali. Chopin era uno che
ritoccava e poi ritoccava. E poi mandava all'editore e volevo ritoccare ancora. Non era mai soddisfatto, voleva avere un controllo assoluto di ogni elemento, di ogni pezzo. Chopin è anche, secondo me, a grandi differenze delle apparenze, che sembra che tutto arrivi direttamente dal cielo, uno che lavorava con i dettagli, con le possibilità di unità organiche, eccetera, in una maniera straordinaria, non ne parlava mai. Non ha mai scritto, a differenza anche di Liszt, o Wagner, più ancora, che dovevano, anche Schumann, dovevano scrivere tutto, cioè dovevano fare manifestazioni pubbliche di ogni pensiero, ogni inizio di pensiero. Chopin mai, non ha mai parlato, qualche volta ha parlato un pochettino con l'amico, il pittore della composizione, ma molto poco. Veramente Chopin, in questo il modello di Chopin era Mozart, che anche lui non ne parlava, solo faceva. Però Mozart forse lavorava con meno attenzione scrupolosa di non Chopin. Bene, andiamo al programma, così facciamo per le luci. Anche se non farà subito degli esempi, quindi. Però poi già, sì, non importa. Forse, sì, ma lui fa vedere le mie mani intanto, e poi dirò quando, sì, puoi spegnere se vuoi. L'acide nella mano, introduzione e variazione sull'acide nella mano, è una delle primissime composizioni di Chopin. Aveva appena 17 anni quando lo scrisse, e era un po' il suo cavallo di battaglia nei primi viaggi, nei primi concerti pubblici a Vienna, a Lipsia, a Berlino e così via. E per pianoforte e orchestra, anche se la parte d'orchestra non è molto importante, però ha delle belle cose. Però c'era già, per esempio, in questa edizione, in certi punti Chopin dice che on se sert de cette basse un jour sans accompagnement, che significa ovviamente che si poteva suonare senza accompagnamento, e che si doveva fare anche spesso. La scelta di L'acide nella mano, cioè il duetto famoso del primo atto di Don Giovanni, è molto caratteristico, che Chopin che adora Mozart. Però è una cosa che io trovo molto strano, è che non usa il tema completo, sa che c'è. E poi c'è la seconda parte. Quello non usa, usa solo la prima parte, chissà perché. Perché Liszt, che anche lui scriverà 7 anni dopo una sua fantasia su Don Giovanni, gran parte che sono variazioni anche sull'acido della mano, usa il tema completo. Questo pezzo è un ottimo, forse il migliore esempio del pianismo del giovanissimo Chopin, del grande virtuosismo. E questo è tra le cose più difficili di Chopin, un pezzo che dimostra che Chopin doveva essere giovanissimo un pianista straordinario, di una tecnica, e poi giovanissimo ha una cosa che non avrà tanto più tardi nella vita, non solo il virtuosismo straordinario, ma questo slancio personale, quello di dimostrare quanto sono bravo, che sarebbe stato un elemento importantissimo se avesse voluto continuare a fare il pianista da concerto, che non ha voluto fare. E qui abbiamo anche un misto perfetto di elementi accademici, come dicevo prima, del pianismo brillante, del virtuosismo accademico che lui aveva imparato innanzitutto da Hummel, e poi di elementi che sono molto originali. Per dare, questo suonerò solo, per dare qualche esempio del pianismo accademico, passaggi come dopo c'è un esempio anche migliore, proprio di questo tipo, che aspetti. Sì. Che va avanti. Questo
potrebbe essere quasi direttamente preso da Hummel, anche se pensiamo già nel primo concerto pianoforte, che il secondo ancora abbiamo tutto questo passaggio che anche ha molto ancora di Hummel. Quindi ci sono passaggi qui che sanno molto di Hummel, di Kramer, di Clementi, di altri pianisti. Ora andiamo al primo esempio, però abbiamo altri passaggi che sanno già solo di Chopin. E questi spesso sono per dare al pianoforte certi elementi della voce e per imitare al pianoforte effetti della coloratura, delle fioriture vocali. Suonerò una battuta prima dell'esempio e poi ci sarà l'esempio. E così via. Così elaboratamente le fioriture nessuno aveva scritto prima di Chopin. Un altro effetto molto originale, che non so esattamente se è un'imitazione proprio di effetti vocali, ma certamente qualcosa del genere. Vediamo questo secondo esempio. Le variazioni. Se andiamo alle variazioni, abbiamo anche un virtuosismo straordinario che in parte è basato certamente sul virtuosismo accademico, pianismo accademico di Herz e Kalkbrenner e Hummel, però che già sa di Chopin e ha innanzitutto uno slancio giovane straordinario. Se suono, questa è la prima variazione, il numero 3. Siamo? Così è impossibile cominciare lì, ma è molto difficile e molto audace nel pianismo, un pianismo molto molto audace. Andiamo a un altro esempio proprio di questo tipo di audacia pianistica, un'altra variazione che è molto famoso per i salti. E così via. Questo è ovviamente è terribilmente difficile e innanzitutto terribilmente esposto, che si sentono tutte le stecche, che speriamo che non ci saranno, insomma una volta mi stabilito forse non ci saranno. Questa variazione però secondo me anche ha un livello aneddotale divertente. Chopin praticamente... Il nome di Chopin comincia a essere veramente conosciuto nel mondo attraverso una critica, una recensione straordinaria che Robert Schumann, più giovane ancora di Chopin, Chopin aveva 20 anni e Schumann solo 19, ma già scriveva come critica musicale e aveva sentito Chopin nell'Accidere nella mano, in queste variazioni, e c'è questo articolo che, difatti, l'articolo è una specie di conversazione di personaggi inventati da Schumann che parlano di questo pezzo straordinario, e la prima frase della critica è «Cappello giù un genio», che sembra strano che noi, se pensiamo se Schumann ha scritto questo su Chopin, immaginiamo che sarà stato su una cosa più importante, cioè il secondo concerto o qualcosa, ma non è proprio su questo. E questa variazione con... Secondo me...
e chi di questa variazione sentiamo più tardi nel capolavoro assoluto di Schumann, La Fantasia. Che è la stessa idea. E secondo me è un po' una evocazione o un omaggio al giovanissimo Chopin. L'ultima variazione, andiamo avanti, prossimo esempio, l'ultimo è per forza, perché per Chopin giovane non si poteva mancare, una alla polacca, che è nello stile di una polacca, è però una polacca anche più che nel caso della polacca dell'andante spignato e grande polonaise, è una polacca molto brillante, cioè la polacca non tanto per la gloria militare della Polonia, ma come una manifestazione della bravura giovane, della brillantezza, del virtuosismo pianistico. E poi anche qui vediamo certi effetti, questo non è l'esempio, questo è l'inizio. Vediamo come ha trasformato il tema dell'accendamano in... E se andiamo ora all'esempio, vediamo anche un po' più tardi come sempre di più lui trasforma questo tema non solo in polacca, ma come una specie di cabaletta. Mi fa molto pensare alle cabalette, innanzitutto quelle più brillanti, tipo finale della Cenerentola. Comincerò... Sì, pianoforte che rientra la seconda riga, la terza battuta. E scusi, va avanti con grandi passaggi che per me sono molto simili a quello che troviamo nelle opere del bel canto. Va bene, andiamo poi al secondo gruppo del programma, che sono gli studi. Gli studi di Chopin è l'opera più rivoluzionaria nella storia del pianoforte. Basta, punto. Finito. Innanzitutto si potrebbe veramente dire che gli studi opera 10 rappresentano un spartiacqua assoluta nella storia del pianoforte e che c'è prima e dopo e si può assolutamente separare. Nessun'altra composizione per pianoforte ha avuto un effetto così enorme e completo sul pianoforte. La concezione stessa del pianoforte cambiò con questo pezzo. E che molti in quell'epoca scrivevano degli studi, era un po' il momento degli studi. Czerny ne ha scritto, come sappiamo tutti, 789 studi, e probabilmente Kalkbrenner ne ha scritto 2000, non lo so. E Liszt aveva già scritto 12 esercizi. Ma poi i studi veri di Liszt vengono dopo quelli, perché uno degli elementi più straordinari degli studi opera 10 di Chopin, e anche quelli 25, innanzitutto opera 10, è che sono composizioni che lui aveva già in gran parte concepito e ideato e anche scritto in parte in Polonia, prima di andare all'estero, quando arrivò a Parigi aveva già certamente concepito la maggior parte degli studi opera 10, se non tutti, quindi sono veramente composizioni che ha scritto prima di conoscere Liszt, prima di vedere un po' il grande mondo, quindi veramente da giovane. Dunque, per un po' vorrei analizzare un po' perché e come questi studi sono talmente rivoluzionari. E prendiamo l'esempio dello studio numero 1. Numero uno è uno studio per gli arpeggi. Vorrei far indicare quello che voi vedete anche sul titolo, la dedica. Vedete cosa dice? A son ami Franz Liszt. Lì c'è una storia, perché c'è una lettera famosa di Chopin dove dice, sta scrivendo a suo amico in Polonia e dice che sono alla volta completamente... in uno stato di felicità suprema
e disperazione assoluta. Perché nella stanza accanto c'è un giovane pianista che si chiama Franz Liszt, che sta leggendo i miei studi e li suona già milioni di volte meglio che io potrò mai fare. Che forse non è del tutto vero, ma è anche significativo. Così la dedica è importante. Dunque, vediamo un po', questo è uno studio per gli arpeggi. Vedremo, e non per caso, che un numero sterminato dei 24 studi di Chopin sono studi per gli arpeggi. C'è un motivo che vedremo. E, interessantemente, nessuno è per gli arpeggi classici. L'arpeggio classico sarebbe... E non c'è neanche uno per gli arpeggi fatti così. Sono tutti arpeggi concepiti diversamente. Perché è così straordinario? Prima abbiamo sentito una versione nuova del primo preludio del clavicembalo ben temperato. Questa è l'intenzione di Chopin. Chopin ideò gli studi come un omaggio ai 24 preludi del clavicembalo e difatti all'inizio dovevano essere in tutte le tonalità. Un'idea che lui poi abbandonò, però un'idea che poi riprese con i 24 preludi, perché voleva fare... il clavicembalo di Bach aveva per Chopin una specie di importanza quasi sacra. L'aveva sempre con sé in tutte le occasioni e suonava tutte a memoria. E conosceva per tutta la vita tutte a memoria. E diceva agli allievi, certe cose non si possono dimenticare, che trovo che io posso benissimo dimenticare, ma insomma, certe cose lui magari non poteva dimenticare. Quindi una cosa che si fa vedere subito è questa grandezza quasi nuda della gamma armonica di questo. Se pensiamo primo, anche così in grande nudità armonica, e anche qui. Armonicamente è molto nudo. Qui ci vorrebbe su di me, non più sulla musica. Okay? Però ci sono certe cose che Chopin qui fa al pianoforte che sono del tutto nuovo, cioè una concezione nuova. Perché se vediamo questi, sono decimi e poi undicesimi. La concezione dell'arpeggio era che si mette la mano su l'accordo dell'ottavo, poi si sposta la mano alla prossima e la mano rimane in questa posizione più o meno fissa. E così si concepiva il pianoforte, che le mani sono in questa posizione e utilizzando il passaggio del pollice si andava da questa posizione a un'altra. E questo come un'estensione pianistica all'idea di come si suonava anche il violino, le posizioni. C'è la posizione della mano e si cambia la posizione sul violino e sul pianoforte si cambia e così anche concepivano le scale, come questo passaggio del pollice che così permette che la posizione, impostazione della mano rimanga uguale. Chopin ha una nuova concezione. Chopin aveva poi una mano piccola, però anche la persona con la mano più grande non può fare, nemmeno Sviatoslav Richter aveva una mano così grande di fare questo come... Allora, come si fa? E innanzitutto, come faceva Chopin, che poteva appena fare un ottavo? Si fa perché la mano è la concezione della mano che si sposta, che muove, che non suona in posizione fissa, ma che si suona spostandosi, che la mano è sempre in movimento portato dal braccio e che la mano è solo lì come un'estensione del braccio. L'idea del mano che è solo quello che fa le dita che fanno l'azione di suonare, però che sono portate liberamente dal braccio e possono essere portate in tutte le posizioni, basta che il braccio si sposta con leggerezza e con disinvoltura. E questa è la concezione di base per tutti gli studi di Chopin, è la grande apertura della tecnica, che la tecnica di Chopin non è basata sull'idea della mano in posizione giusta,
quello che noi forse, che se siamo pianisti, abbiamo sempre imparato, che è la prima cosa che già Chopin nel 1830 abolisce per sempre, che non è così, perché con quella concezione non si può suonare questo studio, non si può, si può, ma non pensando a fare, ma solo a, come un spostamento continuo della mano. Un'altra cosa che fa questo studio, che, di cui ha parlato anche molto bene Charles Rosen, è l'apertura del pianoforte. Non solo l'apertura della tecnica pianistica, che la mano è portata dal braccio e non più limitata dalla posizione della mano in sé, ma anche il pianoforte. Abbiamo questo senso di un pianoforte enorme. È vero che già Beethoven scriveva per tutto il pianoforte, nel 111 abbiamo questi passaggi molto alto e poi abbiamo molto basso, ma un senso del pianoforte così aperto, anche forse che diventa possibile perché la mano che si muove così, perché per esempio se Chopin aveva scritto non ha le non ha l'effetto che ha di questa grande apertura che ha questo studio. Andiamo al secondo esempio. Qui siamo nel terzo studio e qui attacchiamo, a parte gli arpeggi, la seconda grande idea, la seconda grande sfida degli studi di Chopin. Questo qui, a prima vista, uno potrebbe chiedere perché è uno studio. Via. Non è certamente unico nell'essere uno studio lento, anche se gli studi lenti la maggior parte vengono dopo Chopin, non prima. E questo studio non nasce lento. Originalmente c'era scritto vivace, poi vivace ma non troppo, e poi finalmente lento ma non troppo. Quindi è un po' difficile immaginare, ma insomma era così. Ma ovviamente questo è uno studio per i problemi di suonare la melodia insieme con l'accompagnamento in una mano e di mantenere il legato. E qui, cioè, dare... dare un esempio così della stessa melodia, così inventando, si può, è più facile, ma di metterlo in una registrazione del pianoforte e quello che innanzitutto è difficile, è proprio la sfida principale di questo studio, è come non solo suonare l'accompagnamento in maniera scorrevole e continua ma non troppo invadente, ma anche di impedire che ci siano sempre accenti nella linea melodica in posti sbagliati. Innanzitutto, come per esempio se vedete la seconda nota della seconda battuta, in tutte le note dopo le note più lunghe, perché lì è il problema del pianoforte. Se una nota in una melodia è più sostenuta, è più lunga, dura di più, ha diminuito di più, e quello che successiva sarà, avrà un accento, o sembrerà, rischia di avere un accento, perché sarà di forza molto più alto del livello arrivato da quella precedente perché ha molto diminuito. Dunque è molto difficile non suonare accento, esagero, e così via. E bisogna utilizzare tutte le arti pianistiche, eccetera, per dare l'illusione di fare come farebbe la voce.
Così anche questo è una grande innovazione pianistica, forse meno appariscente di quello dello primo studio, ma anche qui. Questo studio era molto collegato alla Polonia per Chopin, e pare che quando lo suonava, quando lo sentiva suonare, diceva sempre «Oh, ma patrie!» Anche se secondo me non ha niente da polacco, ma lo consideravano come la melodia più perfetta che Chopin avesse mai scritto. Andiamo poi al prossimo esempio. Qui abbiamo il studio numero 4, e questo sarebbe uno studio sotto alcuni riguardi più tradizionale, e forse il più tradizionale degli studi Opera 10. È lo studio tradizionale per le dita, insomma, per le due mani, uno dei pochi studi proprio per le due mani e per l'articolazione. Così via. Ma qui la differenza è che Chopin, in una forma in sé molto accademica, se vogliamo, ci mette tanto dramma, tanta eccitazione, è un pezzo talmente eccitante, e con questi grandi contrasti di dinamico, di tutto, di registrazione nelle mani. Poi andare da una mano molto chiusa a una mano molto aperta, queste cose. Questo è tutto Chopin autentico, Chopin anche qui una vera novità. Passiamo al prossimo esempio. Il prossimo esempio abbiamo un altro studio lento, e qui il problema è del tutto diverso. Qui il problema è perché l'accompagnamento non è nella mano della melodia. Qui il problema è come sostenere legatissimo l'accompagnamento, cioè perché l'accompagnamento serva a sostenere la melodia senza essere invadente e senza dare fastidio. Ovviamente molto, anche molto bello, molto espressivo, però anche molto difficile, nel suo genere molto molto difficile. Andiamo al prossimo. Mi sembra di aver. Ah, sì, no, questo non ci sarà subito l'esempio, suonerò un po' prima dell'esempio. Questo è il numero 8, che è ancora uno studio per gli arpeggi, sì, più o meno il secondo, ma anche forse il terzo per gli arpeggi. Anche qui non gli arpeggi tradizionali, ma qui arpeggi con note interne aggiunte, e quindi l'arpeggio non nella forma di una cosa continua, ma di una cosa del je parlais. Voi capite l'espressione je parlais, che è un'espressione francese che è internazionale nel mondo pianistico. Significa il gioco articolato, dove ogni nota non si sfonda in un legato perfetto, però invece che perlato, che è come una perla, come un gioiello, che si sente quasi da solo, e che è una qualità di suono molto particolare, non inventato proprio da Chopin, però che Chopin è un po' impossibile pensare di questo tipo di tecniche di Je Parlais senza pensare di certi passaggi. E anche l'inizio, che non è l'esempio che avete. E sono arpeggi di nuovo, però arpeggi con tutte queste notine che devono essere tutte cristalline, chiarissime, che fa un piacere fisico di sentire quando fatto bene. Il passaggio che ho preso è verso la fine, ora abbiamo l'esempio, che è semplicemente un esempio di come Chopin poi sfrutta questa tecnica con grande fantasia e libertà. Comincerò leggermente prima dell'esempio.
vedrai, magari fa vedere quando arrivo lì, tu capirai. Qui. Così via. Così è un bellissimo misto della melodia della mano sinistra con questo je per lei negli arpeggi della mano destra. Andiamo al prossimo esempio. E questo è opera 10-10, è uno degli certamente più difficili, ma anche forse il più bello di tutti gli studi. E questo è uno studio anche un po' per arpeggi, nella mano sinistra almeno, ma è per una tecnica di polso, di alternare tra cordi e note singole. Però è innanzitutto uno studio per gruppi, per fraseggi diversi di gruppi ritmici diversi. È proprio questo elemento dello studio, che sarebbe forse l'elemento più importante, è quello che viene quasi sempre trascurato dai pianisti. In parte perché direi che il 95% dei miei colleghi il punto debole è il ritmo. E direi anche perché, siccome è molto difficile, è facilmente trascurato. Le cose difficili sono sempre facilmente trascurate. Quindi abbiamo già in questa prima pagina sentito quattro possibilità. Poi legatissimo e poi tutto staccato. E così via, tutto lo studio. È tutto molto più facile se ci suono e si fa finta di non aver visto tutte queste cose, ma vabbè. Un esempio che non potevo non mettere. Prossimo, è come Chopin poi apre nella coda, nella ripresa più che la coda. E poi apre di nuovo. Abbiamo un esempio dell'apertura della mano, che se vediamo qui la terza riga, seconda battuta e poi la quarta riga, perché lui ha sempre fatto in ottavi. E qui si può suonare, si potrebbe suonare gli accordi da soli, ma poi qui invece apre, suonerò lentamente così che voi capiate. Dalla seconda riga alla seconda battuta suonerò lento. E poi apre. Va a decimi, Chopin non poteva suonare i decimi. Anche qui, quindi c'è questa concezione della mano spostata, che in spostamento continuo, e così fa un effetto, poi anche è molto bello perché apre anche armonicamente, diventa più pungente, più piccante come armonie. Via. È veramente un bellissimo studio con questi colori armonici che passano molto, molto veloce, però che sono bellissimi. Andiamo poi agli studi d'opera 25. Con grande coraggio suono la metà di ogni gruppo. Cioè, ho già suonato un studio, quindi 13 in tutto, 13 per buona fortuna. Devo dire, gli studi di Chopin non è la cosa che si sceglie di suonare volentieri a 50 anni. Cioè, lui li ha scritti giovani e sono da suonare da giovani. Ma purtroppo sono così belli e così importanti. Allora, gli studi opera 25 sono un po' diversi in carattere. Quelli di opera 10 è la rivoluzione del pianoforte. Opera 25 è un po', sono un po' sviluppi, continuazioni,
idee ancora più raffinate sulla rivoluzione di base, cioè sulla mano continuamente mossa, spostato sempre dal braccio, e su questa idea del legato, sviluppato ancora. Chopin suonava molto in pubblico, cioè in pubblico, nei salotti, questi studi Opera 25, non tutti, ma molti. Mia moglie, che adora gli studi di Chopin, dice sempre che Opera 10 è il pane e Opera 25 è la torta. E non ha del tutto torto, insomma, è un po' così. Questo 25 numero 1, che è il primo esempio, è ancora uno studio per gli arpeggi. Quindi nelle due mani, con la melodia nella voce superiore e poi anche dopo in altre voci, per creare un effetto di una specie di arpa. E anche qui notiamo già, e diventa molto più complicato dopo, che sono estensioni della mano completamente molto più grandi di quello che si può fare con la posizione della mano. Per esempio, guardate l'ultima battuta della pagina della mano sinistra. Come? Oh, avete più tardi, va bene. Che pagina avete? 63, anche qui è meglio ancora. Suonerò questa pagina così vedrete per l'estensione della mano. Già qui, ma se andiamo ancora con la mano destra. E deve essere tutto fluido, tutto come olio, tutto assolutamente scorrevole, però ci sono grandi, grandi, grandi estensioni, quindi ci vuole questa continuità di emozione, che è veramente un po' l'idea principale degli studi di Chopin. Andiamo avanti, questa volta guarderò le pagine. Qui siamo nell'opera 25 numero 5, che è uno studio anche tra quelli non molto facile dire esattamente perché è uno studio, è uno studio innanzitutto per la leggerezza e per la mano in posizioni strane, perché la mano in questa è quasi sempre in una posizione molto leggermente contorta. Via. È così bello, così grazioso, però è anche terribilmente difficile questo studio. Andiamo al prossimo, uno studio molto famoso, forse il più salottiero degli studi, che in inglese si chiama la farfalla, chissà perché, non so come voi la chiamate in italiano, anche la farfalla, dite, sì. Via. È uno studio ovviamente per il polso questo. Chopin non ha scritto molti studi per il polso, per questa, innanzitutto per questa anche alternante tra legato e staccato. È la mano molto leggero. Non so quanto sia nuovo, però il tutto insieme è molto originale. E poi questo studio ha quell'ironia, quel sorrisetto ironico, un po' civettuolo, che fa tutto il salotto, il mondo del salotto, che vedremo moltissimo nel prossimo programma. Andiamo avanti. Il prossimo studio, 25 numero 10, è uno degli studi, dei pochi studi, veramente che sembrerebbe essere lo studio classico di genere, cioè lo studio per terzi, studio per siste, seste.
è questo studio per Ottavi. Però, più che uno studio per Ottavi, è uno studio per legato. E per due tipi di legato. C'è il legato vero dell'ottavo, che abbiamo all'inizio. Tu hai quello? C'è l'inizio? Sì. Che è un vero, insomma. Si può suonare il legato perché si lega, si fa questa azione. Ma se andiamo già alla quarta riga, ci sono, deve essere sempre il legato, ma non si può più fare quello. Non si può, senza suonare il glissandi, perché non c'è tasti nero e tasti bianchi in alternanza, ci sono tre di fila di tasti bianchi. Quindi questi sono esempi dove bisogna dare l'illusione del legato, quando non è veramente un legato. Quindi il vero interesse pianistico di questo studio non è tanto negli ottavi in sé, ma in creare questa illusione del legato. E questo c'è anche nella parte centrale, che è uno dei pochi studi con un grande parte centrale. Normalmente gli studi sono piuttosto unitari come forma. E qui tutte le possibilità dei problemi di suonare veramente legatissimo in passaggi di ottave sono in evidenza. Una cosa particolare, Chopin diceva agli allievi che qui non bastava suonare legato la parte superiore, ma anche i pollici dovevano dare l'impressione di essere anche le. Ovviamente suonare 12 pollici di fila, non si, però si può. Si può dare l'illusione. È legato al pianoforte, come ho detto, è sempre tutto comunque un'illusione. Poi l'undicesimo, il prossimo esempio, che in inglese si chiama il vento d'inverno, quello non si dice qui, credo, chissà perché, è l'unico degli studi con una introduzione, che lui poi ha aggiunto dopo. Questo è ancora uno studio per arpeggi, ma qui è un po' il contrario da prima, che lì arpeggi con la mano più aperto possibile, sempre in movimento. Qui la mano deve essere sempre bloccata, anzi il problema è di frenare la mano. La mano, perché aggiunge tutte queste note nel mezzo, e il problema è di mantenere la mano, di non trovarsi con la mano davanti alle dita, se mi spiego. E tutto il problema proprio è lì, in questo studio. Quindi anche qui c'è una concezione nuova delle possibilità dell'arpeggio, innanzitutto nelle possibilità del rapporto tra mano e braccia. È proprio lì per Chopin il cuore della tecnica pianistica. E andiamo poi all'ultimo studio, uno che Chopin suonava molto per i suoi amici, mecenati più che altro, che anche questo in inglese ha un nome. Chopin detestava questi nomi, a proposito. Chopin era completamente contrario ai nomi. Gocci d'acqua, tutto, no, detestava. Questo in inglese si chiama oceano. Da voi? Non ha un nome? I pianisti saprebbero, no. Anche qui un altro studio per gli arpeggi, e qui invece un'idea, sa che il arpeggio dovrebbe essere col passare del pollice. Invece qui è la mano intera che si muove in blocchi. Mm.
E ovviamente è una risposta al primo studio. È un po' con le due mani, un po' in completezza. Quindi questi sono gli studi. Andiamo avanti ai preludi. I preludi sono una delle opere più importanti, però più anche enigmatiche di Chopin. È un'opera su cui Chopin ha lavorato moltissimo, in gran parte composti durante il infelicissimo soggiorno a Maiorca con George Sand, anche se con Chopin bisogna stare sempre molto attenti a cercare di creare corrispondenze con lo stato della sua vita al momento e le composizioni che stava scrivendo. Non è comunque mai possibile con i grandi compositori, ma proprio Chopin in particolare. Quasi sì, qualche volta si può fare, ma molto, perché è vero che i preludi sono particolarmente lugubri in genere, e che se hanno un contenuto narrativo, e certamente un narrativo veramente tragico, però il fatto è che quasi tutte le opere narrative di Chopin finiscono in catastrofe, la prima ballata, la quarta ballata, terzo scherzo e così via, insomma, non tutte, seconda sonata per carità, che anche quella scritta in Maiorca, Valdemossa. I preludi anche sono enigmatici perché sono 24 composizioni, la maggior parte di cui durano 30-40 secondi, alcuni meno ancora. E al tempo stesso, oggi almeno, c'è la tendenza, la tradizione quasi, negli ultimi 50 anni, di considerare i preludi come un opus in sé e di suonarli tutti i 24, cosa che anch'io faccio, ma non qui. E un po' per tanti motivi, ma anche perché volevo mettere in luce certi altri aspetti dei preludi e proprio non quello dei preludi come una linea narrativa. Perché i preludi come la linea narrativa è molto interessante, cioè di vedere il movimento dei 24 come una linea, come se raccontasse una storia musicale ovviamente, però una storia. Non sono sicuro che Chopin l'abbia intenzionato così, insomma non possiamo sapere. Comunque è vero che credo che il primo pianista a suonare i 24 preludi come un gruppo in pubblico sia stato Busoni, 60-70 anni dopo la morte di Chopin, e che nella mia vita, che in fin di conti non è così eterna neanche, solo negli ultimi anni che sento quasi sempre i preludi interi, ma da ragazzo io sentivo sempre gruppi di 8, 12 e così via. E Chopin suonava sempre i gruppi, non ha mai suonato tutti i preludi insieme. Ma io, per questo programma, l'interesse dei preludi era che sono come visioni complete di certe immagini proprio del suono del pianoforte, proprio come flash, come foto scattate di un'immagine del suono del pianoforte. E la sfida per il pianista è terribile, proprio perché sono così brevi che il pianista deve dare questa visione, deve trovare subito il suono giusto, l'atteggiamento giusto, la sonorità proprio giusta, perché ognuno, sono come 24 visioni delle tonalità, come se ciascuno dei preludi fosse una visione di Mi maggiore, di Do diesis minore, perché qui, come forse sapete, lui fa esattamente come Bach, non esattamente come Bach, perché lui prende una maniera diversa di fare le 24 tonalità, però fa le 24 tonalità. Quindi qui realizza quello che lui aveva ideato negli studi, che poi non ha fatto, qui invece con i preludi lo fa, e questo pezzo che è veramente un aperto omaggio ai preludi di Bach. E negli 8 preludi che ho scelto per questo programma non ci sono esempi di tutti, ma ognuno ha, qualche volta in pochissimo tempo, una visione da tutto diverso proprio della sonorità pianistica. Per esempio questo primo, cioè, sì.
così grave, così denso, così nobile, così, così basso anche, veramente non sembra Chopin. Invece quello prossimo di cui non c'è un esempio è tutto volato, tutto. Completamente come il contrario possibile. Invece ognuno è proprio come una visione fuggitiva, come si diceva in altre cose, della sonorità pianistica. Questo del numero 12, il prossimo esempio, anche a parte la sonorità diversa, ha un problema tecnico particolare, quello dell'articolazione delle estremità, 3, 4 o anche 4, 5 della mano, che è un po' uno sviluppo continuo del famosissimo secondo studio, opera 10, quello che io non suono, che qui in versione molto drammatica, è qui che rende questo effetto, non so, di una cavalcata pazza di... Poi i titoli, non ci sono ovviamente di Chopin, ma i vari titoli che i commentatori hanno dato ai preludi sono fantastici. E io, non li ho purtroppo con me, ma vi raccomando a tutti di trovare i titoli di Cortot, che sono ridicoli, però sono bellissimi. E mi ricordo però l'ultimo, che Le sang, l'amour, la mort, il sangue, l'amore, la morte. E sono tutti un po' così. E questo qua, non so, ma sarà una cavalcata verso la morte, cioè il cavaliere che va verso la morte sicura. Via, e poi pianisticamente anche il pianista che va verso la morte. Andiamo poi a questo qua, ci sono poi, che non ho fatto illustrazioni, delle cose veramente più belle di Chopin, quello precedente in fa dies maggiore è uno dei momenti veramente più belli di Chopin. Questo qua invece molto breve, come avete visto, e questi unisono basso, è interessante anche per quel che prevede, che è il finale famoso della sonata in si bemol minore, che è la stessa cosa ma molto diverso, e ne parlerò quando arriviamo alla sonata, cioè è molto molto diverso. Qui anche armonicamente è molto... armonicamente molto molto solida, molto chiara. Lì invece c'è l'assenza completa di senso armonico. Tra quelli che suonerò, non c'è un esempio, il famoso cosiddetta gocce d'acqua, che quando ero ragazzo io si suonava spesso come bis. E poi l'ultimo del gruppo che suonerò, numero 16, di cui c'è un esempio, un'altra cavalcata. E qui quello che, a parte straordinario la mano destra, è forse più straordinaria ancora la mano sinistra. E così via, non mi rovino. E poi diventa più pazzo ancora la mano sinistra, se torno, non c'è l'esempio, ma torno alla pagina prossima. E ovviamente il pianista ha il problema di voler guardare nelle due direzioni contemporaneamente. Purtroppo gli esseri umani non hanno gli occhi che possono fare così. Se no ti fa un vertigine terribile questo preludio. Però ovviamente questo effetto della mano sinistra è straordinario. E questo è molto nuovo, cioè molto un'idea affanando di questa, che poi crea, ha qualcosa dall'incubo. Molto dei preludi per me hanno qualcosa dall'incubo, come una visione sonora proprio presa da un incubo.
passiamo poi, perché anche se i preludi sono successivi agli studi e non siamo più nel Chopin proprio giovanissimo, le grandi innovazioni pianistiche di Chopin hanno luogo per la maggior parte da Chopin giovane, e questo forse è anche abbastanza caratteristico, perché il pianismo è una cosa che si collega spesso col giovane, cioè, e poi Chopin entra in una fase di composizione con una concezione molto più polifonica del pianoforte, più densa, anche più orchestrale, un po' come Liszt anche forse, con il secondo, terzo, scherzo, la seconda sonata, certamente la seconda, terza, anche la prima, tutte le ballate e così via. Per esempio la polacca fa dies minore, anche l'altra polacca, la bemolle maggiore che ho suonato l'altra sera. È certamente un pianismo molto chopiniano, molto sviluppato, ma il virtuosismo in sé è un virtuosismo diverso, certamente non spettacolare. Chopin comincia a eliminare quasi completamente tutto quello che potrebbe essere spettacolare che non appartenga direttamente al contenuto musicale. E in questo vediamo ovviamente una rottura con quel atteggiamento che aveva con bel canto, con l'opera italiana. Cioè, perché la cabaletta, cos'è il contenuto musicale se non i fuochi d'artificio del cantante? E sarebbe inconcepibile immaginare i concerti, i due concerti pianoforte e orchestra di Chopin separati dal virtuosismo nella parte pianistica, fa parte integrale del contenuto musicale. Invece, in un pezzo come la quarta ballata, che certamente è semplicemente tra le cose più difficili mai scritte per pianoforte, non c'è una nota che si può considerare in sé come virtuosismo, è tutta parte del contenuto musicale, non c'è un virtuosismo che esiste a parte. Però, questo detto, verso la fine della sua vita così breve, Chopin torna a esplorare certi elementi d'un pianismo, d'un virtuosismo pianistico, anche un virtuosismo separato, in sé, nuovo. E una concezione del pianoforte molto più leggera, più cristallina, più colorito, e che secondo me guarda verso due futuri diversi. In un senso verso il futuro del pianismo francese. Innanzitutto penso agli impressionisti, a Debussy e Ravel, nei colori molto delicati, e questo vedremo benissimo in questo primo esempio, che è La Berceuse. La Berceuse è un pezzo straordinario e molto, molto unico. Non so se, cosa ho come. Sì, ho anche l'inizio. Pronto? E così via. In tutto il pezzo, salvo un momento magico verso la fine, ha questo, che è la base armonica più facile possibile, è tonico dominante, tonico dominante, salvo che non cambia, rimane sempre col basso da tonico sospeso come pedale. E con una struttura di frasi sempre di quattro battute, sempre con la stessa, cioè variazioni continue. Sarà un po' come una ciacona o una passacaglia molto semplificata. Poi loro devono essere 12 battute, eccetera, che sono più complicate. Questo è un po' il reductio ad absurdum dell'idea della passacaglia. E tutto l'interesse è proprio
nelle sonorità, nelle possibilità sonore della mano destra. E già in questa prima pagina abbiamo visto, innanzitutto, cominciando la seconda riga, abbiamo un contrappunto con due voci per la mano destra. E Charles Rosen, ancora che cito, dice che anche se sembrerebbe strano, perché non ha scritto, sì, ha scritto una fuga, ma una cosa abbastanza misera, non ha scritto ufficialmente musica polifonica, Chopin è il più grande polifonista nella storia della musica dopo Bach. E perché Chopin ha questa maestra sovrana così, sembra così fluida e naturale di scrivere in voci. Non una polifonia studiata, cioè ufficiale, formale, come in motetti o in fughe, ma questo gioco a due voci. Assolutamente geniale, è straordinario. E poi dopo, andiamo al prossimo esempio, vediamo invece grandi aperture in sonorità, anche tecnica. Comincerò leggermente prima, anzi, sì, comincerò solo una battuta prima. Secondo me abbiamo tutto una specie di pre-impressionismo in queste sonorità. Innanzitutto qui. Questi accordi che sono così come luminose, quasi, non so, quasi come xilofono anche, ma hanno questo carattere, un colore del tutto nuovo per il pianoforte. E anche tecnicamente è una tecnica del tutto nuova. Quindi la Berceuse è già una visione di un nuovo pianoforte ancora, che praticamente si realizza solo 50 anni dopo. Poi andiamo all'ultimo pezzo del programma, che è il quarto scherzo. Il quarto scherzo, anche secondo me, va verso una concezione nuova del pianoforte. Il quarto scherzo era, dall'epoca di Chopin in poi, sempre molto criticato. Anzi, la mia edizione, mi ricordo quando io ho studiato questo pezzo 35 anni fa, l'editore disse il quarto dei scherzi non è degno degli altri, è un pezzo che dimostra ormai lo spirito malato e in declino del grande genio. Perché gli altri scherzi, gli altri tre scherzi di Chopin e poi anche lo scherzo della seconda sonata, sono scherzi in nome, nel senso che lui ha preso da Beethoven la forma scherzo, che sarebbe una trasformazione della forma menuetto, però Chopin l'ha trasformato in un pezzo molto drammatico. Gli scherzi, almeno i tre primi di Chopin, sono i pezzi forse più drammatici, romantici, violenti, virili, tutte quelle cose, assolutamente però non sono scherzi, nel senso della parola italiana, scherzo. Invece il quarto scherzo sembra quasi un ritorno, anche se non è per niente un ritorno, è una cosa da tutto nuovo, non vecchio, ha una concezione quasi haydnesca dello scherzo, o certamente più vicino forse a Mendelssohn, che anche lui, Mendelssohn ha questi scherzi leggeri, così pieno di fantasia. E questo quarto scherzo è un pezzo
leggero e pieno di fantasia, di poesia, di immaginazione, però anche di un pianismo leggero e fantastico, ma anche nuovo. Vediamo cosa ho preso. Qui, se potessi andare direttamente dal primo al secondo, sì. Non c'è il prossimo. E così questa trasferisce anche innanzitutto. E che dopo diventano. Così bello anche le armonie, sì. Nella mia gioventù lontana passavo ore a suonare ripetutamente. Solo per la sonorità, così deliziosa, così bella. C'è stranamente in composizione abbastanza minore, che questo mi richiama subito, anzi, questo anticipa da, non so, 50-60 anni. A qualcuno viene in mente il secondo concerto di Saint-Saëns, che non suono, quindi non posso suonarlo. Lo suoni, non vuoi suonare, ma qualcuno ce l'ha presente, è la stessa idea pianistica. E questo secondo me è significativo. Il pianismo del quarto scherzo, secondo me, non preannuncia tanto il pianismo dell'impressionismo francese come faceva la Berceuse, ma quel pianismo del fine secolo, inizio del secolo, dei pianisti tipo Rosenthal e Moszkowski. E quei pianisti leggeri, pieni di fantasia, ovviamente musicalmente sono molto, molto inferiori a Chopin, però parlo ora proprio della visione del pianoforte, e che qui per me è già una visione verso quel pianismo del fine secolo, cioè 50, 60, 70 anni dopo. Andiamo. Ah sì, qui anche un esempio dove lui sviluppa. Ho suonato come bis l'altra sera e suonerò il programma dopodomani il valzer, quello che. Questo valzer che sembra in due tempi allo stesso tempo. Lui qui sviluppa questa idea. Io comincerò un po' prima perché arriva ad un passaggio così bello che. È veramente un pianismo nuovo, diverso, questo quarto scherzo, che per me è uno dei pezzi più grandi di Chopin, anche non drammatico, tutto leggero, tutto pieno di fantasia, di magia, però è proprio un pezzo incantato. Andiamo poi all'ultimo esempio, che è l'ultima trasformazione di questa idea, di questa salita, discesa in accordi, qui nella coda. E qui abbiamo forse qualche anche elemento un po' pre-impressionista. Comincerò qualche battuta prima dell'inizio dell'esempio. Sono lì. Thank you.
provo un'altra volta. Non è facile. Poi va dalla coda, quindi lui c'è un'estensione di... che è molto, insomma, è, sembra un po' come Mendelssohn anche al tempo stesso, però ha questa magia armonica che è solo Chopin. Bene, basta, ho finito. E ora sono pronto per commenti, domande, critiche e il resto. E se c'è silenzio, sono molto offeso.